Quando Giotti Kisangjiang fu presa in considerazione per un record mondiale, molte persone iniziarono a seguire con grande interesse la sua crescita e la sua carriera. E oggi ecco come appare la donna più piccola del mondo. Quando Giotti nacque il 16 dicembre 1993, pesava solo 1,4 kg. Nonostante fosse piccola, sembrava essere in perfetta salute. I suoi genitori erano così orgogliosi della loro bellissima bambina. Quando sua madre Ranjana la tenne tra le sue braccia per la prima volta, non sospettava nulla di straordinario. Tuttavia, la sua piccola avrebbe presto acquisito non solo fama nella sua città natale di Nagpur, in India, ma anche in tutto il mondo. Jyoti visse una vita ordinaria per i primi 5 anni della sua esistenza. Aveva una statura media e all'età di 4 anni frequentava la scuola insieme a bambini di statura normale. Era leggermente più piccola dei suoi coetanei e le venne fornita una scrivania e una sedia speciali, più adatte alla sua statura ridotta. A scuola faceva quello che fanno la maggior parte dei bambini della sua età, giocava con gli amici. Tuttavia, col passare del tempo, i suoi genitori cominciarono a chiedersi se ci fosse qualcosa di sbagliato nella crescita della figlia, poiché sembrava che il suo sviluppo si fosse rallentato. Era arrivato il momento di consultare un medico. I medici generali non avevano la minima idea di cosa potesse essere andato storto con Jyoti, ma gli specialisti effettuarono un'approfondita analisi genetica e fornirono una risposta chiara ai suoi genitori. La loro bellissima bambina aveva una forma di nanismo nota come acondroplasia. Questa condizione è anche indicata come nanismo primordiale. Ciò significa semplicemente che Jyoti non avrebbe mai superato una certa altezza. La lunghezza finale del suo corpo sarebbe stata determinata solo in un secondo momento. Questa anomalia si manifesta principalmente nelle braccia e nelle gambe, ma comporta anche una riduzione della mobilità dei gomiti. In confronto al corpo, la testa di solito è piuttosto grande e le dita delle mani e dei piedi sono più piccole della media. Durante gli anni della sua infanzia, Jyoti attirava molta attenzione. Ogni volta che appariva in pubblico, catturava lo sguardo degli astanti. Le persone spesso la trattavano come un cucciolo, accarezzandola come un animale carino. Con il passare del tempo e l'adolescenza, Jyoti iniziò a sviluppare le sue insicurezze. Voleva integrarsi un po' di più, ma si distingueva sempre. A volte desiderava essere più normale e fare semplicemente ciò che gli altri adolescenti possono fare. Jyoti aveva sempre una personalità molto solare. Come ogni adolescente, amava la moda e sperimentava con il trucco. A quel tempo coltivava già l'ambizione di diventare un'attrice. La fama l'avrebbe aiutata molto dal punto di vista finanziario, poiché tutti i suoi vestiti e i suoi gioielli dovevano essere su misura. Tuttavia, se non fosse stato per il suo atteggiamento propositivo, il suo ottimismo radioso e la sua determinazione silenziosa, non avrebbe potuto raggiungere così tanto nella vita. La sua grande occasione arrivò quando Jyoti fu misurata per il Guinness dei primati. Per la prima volta si sentì un po' meglio con se stessa. La responsabilità della verifica delle misure spettò al consulente ortopedico dottor Manoj Pahukar dell'ospedale di Nagpur. Rob Molloy, un rappresentante del Guinness dei primati, dovette sovrintendere all'intera procedura. Il primo titolo che ottenne nel 2009 fu quello di adolescente femminile più bassa al mondo, misurando solo 61,95 cm. Il suo nome fu impresso nel libro dei record. In quel periodo pesava solo 5,4 kg, superando il suo peso alla nascita di 4 kg. 2 anni dopo, le autorità del Guinness dei primati dovettero misurarla nuovamente. Stava passando dall'adolescenza all'età adulta e tutti volevano sapere se avesse già smesso di crescere. Può sembrare insignificante per una persona con una crescita normale, ma in quei 2 anni Jyoti era cresciuta di quasi 1 cm. Ora misurava 62,8 cm. Il record della donna più bassa al mondo le fu ufficialmente assegnato nel giorno del suo 18° compleanno, nel 2011. Il percorso del Guinness dei primati ha aiutato Jyoti a crescere con la sua personalità. Non solo ha sempre avuto un grande sorriso, ma ha anche sviluppato un senso di fiducia in se stessa grazie alla sua nuova popolarità. Il sostegno della sua famiglia è ciò che l'ha aiutata ad avere una visione così positiva della vita. Jyoti voleva fare qualcosa di speciale nella sua vita, e così ha fatto. Ha recitato nel documentario del 2009 intitolato Body Shock, Two Foot Tall Teen.
È apparsa anche nella terza serie dello show televisivo giapponese Amazing People nel 2010. Ha continuato a lavorare nel campo cinematografico e nel 2011 ha partecipato alla quinta stagione di Lo Show dei Record in Italia. Quando le è stata offerta una parte nella quarta stagione di American Horror Story Freak Show nel 2014, nel ruolo di Ma Petite, non ha rifiutato. Jyoti sembrava destinata alla fama, ma si chiedeva anche se ci fosse qualcun altro al mondo che stesse affrontando le stesse sfide come lei. Quando nel 2012 in Nepal incontrò l'uomo più basso del mondo, Chandra Bahadur Dangi, ottenne una risposta alle sue domande. Mentre posavano insieme per la 57esima edizione del Guinness dei Primati, finalmente capì che c'era qualcuno che la capiva davvero. Una foto di Jyoti che tiene in mano il libro dei Guinness dei Primati del 2012 mostrava una donna adulta che tiene un oggetto grande che era circa la metà della sua altezza totale. Questa foto fu utilizzata con successo per promuovere il lancio dell'edizione di quell'anno del libro dei Guinness dei Primati. Jyoti ha proseguito gli studi. Sua sorella ha fatto il sacrificio di frequentare le lezioni con lei, poiché doveva essere portata in giro per il campus. Molti corsi si trovavano all'ultimo piano e non ce l'avrebbe fatta senza il suo aiuto. Tuttavia è riuscita a completare la sua laurea triennale e il suo master in letteratura inglese. Ciò dimostrava una grande resilienza e un gran carattere, e ha aiutato sia lei che il mondo a capire che lei era qualcosa di più che solo la donna più piccola del mondo. Jyoti voleva che la sua fama avesse un significato. Nel 2020, durante la pandemia di Covid, ha collaborato con il Dipartimento di Polizia di Nagpur per sensibilizzare sulle norme del periodo. In piedi, sulla cima di un veicolo della polizia, il microfono sembrava enorme nelle sue piccole mani, ma stava dimostrando che anche le persone di piccola statura potevano fare la differenza nella società. Tuttavia, il suo nome è principalmente associato alla sua apparenza. È sempre molto strano vedere Jyoti tenere in braccio un bambino di 2 anni. Spesso era più bassa dei bambini della sua età, eppure era già un'adulta capace di gestire diverse responsabilità. Tutti erano consapevoli di quanto fosse piccola Jyoti, ma quando la sua mano veniva fotografata accanto a quella di una persona comune, i risultati erano ancora sorprendenti. Questo contrasto era ancora più estremo quando nel 2018 è stata fotografata accanto all'uomo più alto del mondo, Sultan Kosen, di fronte ad una delle piramidi in Egitto. Sultan era alto 251 cm, più di 4 volte la sua altezza. Tuttavia, Jyoti è diventata abbastanza famosa da avere una statuetta eretta in suo nome. Il monumento è esposto al Museo delle Cere a Lonavala. Fin dall'inizio del suo percorso, ha desiderato viaggiare per tutto il mondo. Grazie alla famiglia dei Guinness World Record, questo sogno si è realizzato e ha viaggiato a Londra, in America e in molti altri luoghi, incontrando persone straordinarie. Le persone la considerano una piccola signora speciale, ma sono anche preoccupate per il suo futuro. Quando una persona ha una qualche forma di anomalia, c'è sempre un'ombra che aleggia sulla loro testa e fa temere che possano morire prematuramente. Uno dei conoscenti di Jyoti era Kangendra Thapa Magar, il ragazzo più basso del mondo, che è tragicamente scomparso nel 2020, all'età di 27 anni. Ciò ha fatto sorgere il dubbio in alcune persone se Jyoti avrebbe superato o no quell'età. La buona notizia è che all'età di 29 anni, Jyoti non solo ha mantenuto il suo record per oltre un decennio, ma ha anche aggiunto un altro record al suo nome. È stata riconosciuta come l'attrice più bassa del mondo dopo il suo debutto cinematografico. Ma se siete curiosi se sia ancora in buona salute e come il suo corpo appaia oggi, eccovi serviti. Jyoti conserva ancora lo stesso sorriso contagioso con cui è nata e, nonostante sia ancora molto piccola, sembra destinata a una vita molto grande. La famiglia del Guinness World Records continuerà a seguirla e a monitorare i suoi futuri successi, e il mondo intero ricorderà per sempre la piccola ragazza indiana che ha fatto la storia nonostante o grazie alla sua statura ridotta. Come reagireste se compariste nel Guinness dei Primati per un motivo simile? Ditecelo nei commenti.